Parliamo di Carlo Mazzone. Carlo, veramente tanti auguri. Grazie infinite a mister, a tutti i ragazzi. Che bello, che bello. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Siete veramente degli zozzoni. Ma nel senso, scusa, ma tu mi chiamate Carlo Mazzone, non mi chiamate. A Mimmo ti posso dire una cosa? Tu mi credi che quando... no, ma tanto lo so che non mi credi, che ho detto poco. È vero, è vero, Mimmo. Ho detto poco. Ma come? Carlo Mazzone, chiamata in diretta Carlo Mazzone, non mi chiamate a me. C'è ragione. Vabbè, siete degli zozzoni, vabbè. Però la prima cosa che ha fatto ha detto Mimmo? No, non è vero. Dai, siete degli zozzoni, te Ubaldo, il dottor Petrucci lo sa. Ecco, e allora questo è corporativismo, ecco. E l'ambiente è la piazza. A me, ecco. Ma non perché tu mi salvi, però io posso raccontare che quando ho avuto un problema con Carlo, una discussione, sì? Gli mandai due righe e Carlo Mazzone chiamò te. Vabbè. Io con questo ragazzo ci voglio parlare. La mediazione. Cioè, dato mi beccò in un momento anche poco felice. Insomma, giorno che ho perso. No, ma però, ma mi fece un piacere. Ma mi sette di stasera, È un piacere. Pazzesco. Bene, non, Ma sarebbe meglio prepararla così? Mi? non lo so. Vabbè, per me è stato un grandissimo amico, innanzitutto, lo è ancora. Grandissimo personaggio, non baciato dalla fortuna. Forse anche non, come posso dire, all'altezza, non me la voglia nessuno, di una Roma ad altissimo livello, però sul piano umano una persona straordinaria, assolutamente straordinaria. Sì, sì. Nel frattempo, buongiorno, buon appetito a tutti, eh? Oh, nel frattempo, non detto, poi non vorrei qualcuno si offendesse. Ma stiamo a scherzare. Se mangiamo una bella fiorentina stasera, eccola. Ah, che vedi, battuta! Quanto ci hai pensato per dire questa cosa? Non vedevo l'ora. Mi ci ha chiamato ieri, dice: che dici se gli dico a Mimmo intorno a l'una e un quarto? C'è veramente una fucina di idee, guarda, di novità. Certo, non sarebbe male, eh? Non sarebbe male, perché la squadra c'ha bisogno di proteine, c'ha bisogno di rimettersi un pochino in sesso, un pochino in forma. E, insomma, passare il turno sarebbe veramente una cosa importante in questo momento storico della stagione, diciamo così. Ti posso dire una cosa, Mimmo? Ora se ti dico l'unica, però una cosa che mi conforta tra tante incertezze? Dica. Il Copego? Sì. io da dico come me la sento. Com'è il Copego? Sì, sì. Io penso che la Roma abbia la possibilità e le qualità e le probabilità anche di passare il turno. A patto che insomma faccia un pochino la Roma, che si ricordi che in qualche modo è una squadra che ha un nome, un valore, una tifoseria dietro, insomma. Io penso che... Certo, se dovessi dire una cosa, perché se gli altri avessero segnato per rigore all'andare, probabilmente sarei stato un po' più tranquillo. Annaggia la miseria. Però anche così ritengo che la Roma abbia la possibilità di passare il turno. Poi, insomma, uno fa tanti ragionamenti, vede le partite, vede i giocatori, insomma, può darsi anche che succede che la Fiorentina venga qui e ti elimini un'altra volta dopo averti eliminato dalla Coppa Italia, però io mi aspetto sempre un guizzo da parte della Roma, no? E questo guizzo potrebbe esserci stasera, visto che, allora, quante volte abbiamo detto se è toccato il fondo, ma il discorso contro la Sampdoria è altro che fondo, cioè è stata fatta una buca dopo il fondo e si è andati ancora più giù, quindi è arrivato veramente il momento di risalire in qualche modo, e devi risalire in maniera prepotente, veloce, e l'occasione migliore è questa, insomma, cercare di rifare una buona partita, eliminare la Fiorentina che è una squadra che si presenta qui animata da tante belle cose, ovviamente. Però insomma io credo che ci siano le possibilità per poter andare ancora avanti in Europa League. Ci trasferiamo sul campo, Mimmo. Andiamo in campo. Ci aspetti, dai. Un attimo? No. Ammazza, già se mentre ci trasferiamo. No, Ami. Eccomi. No, dice ci trasferiamo sul campo, a me mi è venuta la stupidaggine, ci aspetti un attimo. Ma perché tu ne la fai? A me mi devono portare c'è il badante. Ah, ok. Ubaldo, Ubaldigno. Dai, Ubaldo, dai, spiegami la partita, dai. Ma te la spiego? No, no. No, nel senso. No, io la voglio studiare con te. La voglio studiare con la te. La Fiorentina si mette a te. Visto il risultato dell'andata, no? Sì. Allora, oggi. Che tipo di lettura, che tipo di interpretazione, vuoi dominarla? Dominarla vuol dire anche, secondo me, Mimmo, no? Non so se sei d'accordo, dominarla vuol dire anche fare una grande lavoro difensivo, no? Vuol dire anche aspettare e poi sfruttare il contropiede, oppure vai lì ad aggredirla alta. Com'è? Ci deve essere una buona lettura. Una buona lettura ci deve essere oggi. Assolutamente sì, però ti racconto anche una cosa che ovviamente
è chiara e banale stasera, però insomma magari è il caso di ricordarla. Per la Roma stare 1-0 0-0 è la stessa cosa, ok? Anzi, ti dovessi dire, no? Bisogna stare molto attenti, perché in qualche modo, insomma, se tu fai uno poi ne fai subito un secondo e stai tranquillo. Se fai 1-0 e poi ti fanno un gol, ovviamente vai ai tempi supplementari e cose di questo genere. Però, ripeto, tu con lo 0-0 passi anche con l'1-0, ok? Quindi non ti cambia molto nella sostanza andare o meno in vantaggio. Adesso io non so se questo potrebbe in qualche modo condizionare la partita della Roma. Io non so se la Roma dice, va bene, visto che abbiamo due risultati a disposizione, ma uno dei due risultati è soltanto lo 0-0, perché con l'1-1 vai supplementare e 2-2 passa la Fiorentina. Non so che tipo di partita potrà impostare, se andare a vincerla, tentare di vincerla con il rischio magari di andare incontro a qualche brutta sorpresa, perché poi ti devi aspettare reazioni, cose di questo genere, oppure temporeggiare. La Roma è una squadra che sa temporeggiare? Non lo so. No. Adesso è una squadra che si è temporeggiata perché non ce la faceva andare avanti, quindi non è stata una scelta, ma è stata quasi un obbligo, una costrizione. È chiaro che il risultato della partita di andata ti condiziona comunque, sia che se tu puoi passare con lo 0-0, sia se tu passi con una vittoria. Io non vorrei però che la squadra fosse condizionata da quel risultato, che facesse comunque una partita, che andasse in campo e giocasse in maniera per quanto possibile serena. Io non lo so, penso che lo stadio non sarà uno stadio molto, come posso dire, caldo e affettuoso nei confronti della Roma dopo quello che è successo lunedì scorso. Però conoscendo un pochino la piazza, penso che durante la partita si inciderà la squadra, cioè ci sarà l'aiuto del pubblico, questo sicuramente. Non credo che adesso non voglio generalizzare o fare discorsi legati a questo o quel giocatore, però immagino che la Roma verrà sostenuta, quindi non credo neppure che ci sarà un grosso ambiente negativo, diciamo così. Sta alla Roma poter trasformare eventualmente i mugugni, i fischi in applausi, questo come sempre capita. Ma sull'impostazione tattica, te lo ripeto Ubaldo, io francamente stavolta faccio fatica a capire come potrà giocarla Rudy García, perché è una partita strana, dal risultato dell'andata che potrebbe in qualche modo anche fuorviarti. E allora in questi casi secondo me la cosa migliore è andarsela a giocare, cercando poi di fare sicuramente un gol più degli avversari. Se tu fai un gol più del tuo avversario passi il turno. Allora, proprio in questo momento negativo, no, della squadra, che cosa trovi, qualcosa che gli riesce meglio, Mimmo? Gli riesce meglio. Vabbè, però non potevo manco fa così, dai. No, nel senso che ci sto a pensare, Erika. Alcune cose è questo che c'è. Alcune cose gli riescono meglio, Mimmo, ma non sono radiofoniche. Ma figure, cioè. Ecco, non sono, alcune non sono radiofoniche. Meglio, volevo evitare di essere piuttosto cinico e anche un pochino cattivo. Sì, ma è quello purtroppo. Non lo so quello che gli riesce meglio alla Roma, però la Roma è una squadra talmente strana, talmente imprevedibile, talmente piena anche dei giocatori che ti possono fare comunque la prestazione, che tu non sai mai quello che poi andrai a trovare durante la partita. Perché se tu ripensi alla partita contro la Sampdoria, che è l'ultima che abbiamo visto, quindi facciamo riferimento a quella, nel primo tempo si era vista una Roma non bruttissima, non bellissima sicuramente, ma nemmeno oscena, nemmeno orrenda. Assolutamente non oscena. Poi nel secondo tempo invece la partita si è allungata, cioè le due squadre hanno cominciato ad essere meno brave tatticamente, e di questo ne ha approfittato la Sampdoria, perché ha sfruttato, anche se il primo gol è uno sul calcio da angolo e lì c'è stata la giocata di Odoe, la grandissima dormita di Turpe, però la partita si vedeva che era indirizzata in un modo che la Sampdoria poteva sfruttare meglio le sue qualità attraverso i propri contropiedisti, la manovra della palla lunga, andare a giocare su direttamente nell'area di rigore della Roma. Quindi anche è lunedì scorso la Roma ha fatto due partite diverse all'interno della stessa partita, Ubaldo, quindi io non so quale cosa le riesce meglio. Sicuramente è una squadra che ha perso solidità difensiva, questo sì, che però andando a considerare tante piccole cosine sempre della partita di lunedì ha ritrovato un pochino la costruzione della manovra, ma manca ancora la finalizzazione, questo sì. Sì, questo è vero, però l'hai trovata, Mimmo, con una squadra che ha fatto attesa,
La Sampdoria. Sì, in attesa non passiva però. Sì, era proprio nella metà campo loro, quindi avevi quei 15-20 metri, 15-20 metri per giocartela, preparartela, diciamo, ecco. Tu aspetti che la Fiorentina faccia una partita passiva? No, non è. No. Non credo. La Fiorentina gioca, cerca l'ampiezza del campo, gioca, lo ripeto, con un calcio molto di possesso palla, di come ti posso dire, di manovra, che sembra sempre voler aggirare la difesa degli avversari, poi talvolta li trovi invece che ti spuntano in mezzo. Però visto le soluzioni offensive che ha la Fiorentina, Mimmo, credo che oggi sì, ci sarà quel possesso palla, ma non così prolungato da parte della Fiorentina quando ha il pallino in mano, ma la ricerca immediata della verticalizzazione con quei giocatori. Sì, questo se è dovesse vero, essere Babacar e Salah, capito? No, ma credo che giochino quelli lì, però quindi, avendo un giocatore come Babacar, se tu lo piazzi lì dentro la rigore, cominci a fare giro palla e metti la palla in mezzo, qualcosa riesci sempre comunque, no? Sì, gioca con le sponde, vedi, no? Salah come ti gira intorno, aspetta sempre la sponda, la spizzata, e quindi lì secondo me il giocatore, Mimmo, più che guardare dove va il pallone, dove si muove Salah. Ah, su questo non c'è dubbio, però il problema è che si muove molto rapido, quindi insomma sarà compito poi di chi verrà chiamato a giostrare in mediana, quello di stare con gli occhi ben aperti. Piuttosto, voi avete parlato un pochino di formazione, avete anticipato qualcosa, avete fatto previsioni? Ma io piccola là davanti, perché il resto mi sembra tutto molto obbligato. Cioè tu dov'è che hai il dubbio, Ricca? No, io credo che riproponga con Pjanic, però dall'inizio, visto che manca Nainggolan, riproponga la squadra di Firenze con l'attacco compreso. Quindi De Rossi dentro? E beh, Mimmo, cioè, magari farà il 4-2 invece che il 4-3, 4-2-3-1. Può giocare 4-3 anche con Keita, Pjanic e Florenzi, E però chi fa il basso? Fa De Rossi? No, io dico, se gioca Keita, Pjanic e Florenzi, non gioca De Rossi, dico. Fa gli Aici e Durbe. Ah, gli Aici e Durbe. Davanti fai Gervinho, gli Aici e Totti. Fuori Gervinho. Mazza, ne regali tre. No, ho detto Gervinho, gli Aici e Totti. E fuori Durbe, chiedo scusa. Sì, vabbè, insomma. Ne regali tre, Mimmo. Ne regali tre. Perché ne regali? Regali, Ubaldo, dimmi. Ne regali tre nella fase difensiva. Perché ne regali tre nella fase difensiva? Gli Aici, Totti e Gervinho, chi è che te corre dietro all'avversario? Sì, però l'alternativa, giustamente Mimmo ci dirà, poi c'è Florenzi che sale, ma poi c'è Keita intermedio. 4-2-3-1, De Rossi, Keita, Pjanic. Ma Keita non è una coppia. Ho capito, Mimmo. Però giocando coi due forse sì. No? Sono due medie. La fai ricominciare a impostare di nuovo a De Rossi, che magari non sta benissimo, che non gode di un momento, diciamo così, molto eccellentissimo. Poi. Allora, a Firenze una settimana fa com'era? Era 4-3-3, giusto? Sì. Baldo? Tu che sei uno studioso. No, sì, dai. 4-3-3. Come ha giocato a Firenze? Ricordiamoci la partita d'andata, perché quella. Però c'era Nainggolan. C'era Nainggolan. Non c'era Nainggolan. E non c'era Pjanic. Vabbè, però se tu fai un cambio uno per l'altro, l'hai fatta la squadra, no? Puoi soltanto pensare di mettere magari Florenzi davanti piuttosto che Durbe, come era lì all'andata a Firenze. Insomma, comunque le soluzioni non mancano. Io credo che i due giocatori sui quali bisogna porre un pochino l'attenzione per capire se andranno in campo o meno sono De Rossi e Gervinho. Sì. Io insomma, non sono sicuro al 100% che giocherà De Rossi e non sono sicuro al 100% che giocherà Gervinho, nel senso che probabilmente saranno loro ad andare in campo, però qualora non dovessero giocare non mi stupirei più di tanto, perché per tutta una serie di motivazioni, perché se De Rossi ha accusato un problema alla caviglia, si è allenato un paio di giorni, se vale per lui quello che vale per gli altri, probabilmente non è a postissimo. E Gervinho mi sembra quello che abbia in qualche modo, come posso dire, pagato di più la rabbia, la giusta rabbia e i giusti fischi dei tifosi l'altra sera. Io non so quanto poi convenga all'allenatore riproporlo subito in una partita che sarà anche molto delicata per quelli che sono gli equilibri, insomma, perché io prima ho detto che io sono assolutamente convinto che comunque il pubblico tiferà la Roma, indipendentemente da quelli che ci stanno dentro la maglietta. Però poi mi rendo conto che se la partita non va come tutti vorrebbero, è chiaro che insomma Mugugna e qualche cosa potrebbe anche venire fuori, no?
Ma e tu... non so se l'allenatore fa anche questi ragionamenti, per cui mettere dentro giocatori che in questo momento, che ne so, non sono esattamente... Ma dovrebbe farlo, ho capito Mimo, allora dovrebbe farlo su parecchi giocatori questo tipo di discorso. Sì, però ci sono giocatori e giocatori in questo momento, ricordando lunedì Ubaldo, semplicemente quello, ho capito, però io faccio riferimento poi a quello che ha detto Keita, dico nel momento è difficile, non se ne può uscire fuori tutti insieme, i campioni nelle difficoltà alzano la testa e vanno avanti. Esattamente. Daniele De Rossi è un campione, e quindi questa domanda cattiva. I suoi campioni che devono alzare la testa e sto dicendo, Se tu mi trovi, dico quelli vanno a campo, li devi elencare, però insomma. Ma perché Daniele De Rossi è un giocatorino, non ho capito. Chi, scusami? Daniele De Rossi è un giocatorino, no? Non ti faccio questo o quello, ti dico che nel complesso ci sono molti giocatori nella Roma che stanno dimostrando di non essere campioni, quindi a voglia fai alzare la testa. E non gliela fanno, proprio nemmeno alzare la testa, capito? Proprio perché magari sono abituati a giocare con la testa bassa, ma insomma, senza stare a fare troppi riferimenti, capito? Ti dico, questa è una partita delicata anche da un punto di vista psicologico, perché tu non vieni da 10 vittorie consecutive, vai in campo bello spavaldo, tranquillo, sereno e beato, con la tifoseria che sta tutta e completamente dalla tua parte, no? C'è un precedente importante di cui secondo me occorre tener conto. Se poi uno dice: per me quello che succede fuori dal campo non conta niente, perché l'unica cosa che conta è quella che succede dentro il campo, può darsi anche quello un modo di vedere la partita e interpretare anche la vigilia e quindi le scelte. Però ritengo che sia anche corretto fare conti con questa cosa qui. E in questo senso il mio discorso è riferito non a De Rossi ma a Gervinho. Mimmo, ma aspetti 2 minuti, ci aspetti 2 minuti per favore? Yes. Yes. Mimmo, eccoci, posso fare una domanda? Certo. Anzi, certo. Due, va, visto che ne approfitto. Come mai noi, adesso non mi prendete a pernacchia, come mai quando noi parliamo di formazione, le sotto e le sopra, Bevin Barba, non ci mettiamo mai dentro Dumbia? Perché non può giocare. voi ci ridete, però. Ami. Secondo me c'è niente da ridere, Insomma, è un dormendone. È un dormendone, ma io ho comprato io Dumbia. Cioè, siamo al 19 sì, marzo. Ma non è che se noi se lo ripetiamo stasera può giocare poi, Tanto Mimmo, fino a che non giocherà una partita, non farà un gol decisivo, non decidi. Tutti i giorni se lo ricordiamo, sempre un malaffare nel senso, vabbè, comunque, un cattivo allora, affare è stato non parliamo fatto. Parliamo di Dumbia perché no, meglio parlare. No, Mimmo, aspetta, no, se no sembra che io non ti faccio. Che io no, no, che, no, ma tu nel senso di Dumbia ne abbiamo parlato ieri pure abbastanza, ma ne abbiamo parlato pure l'altro ieri. Quello l'hai preso perché te deve far vincere il campionato, Riccardo. Mimmo, scusiamo, hai perfettamente ragione, allora, ma ricordarlo oggi, secondo me, non risolve il problema. Ma posso ricordare che Dumbia non viene preso. Premesso che tu c'hai le chiavi da radio e puoi fare come te pare, nel senso, tu puoi parlare di tutti gli argomenti. Io te dico, è un dormendone perché non è che ieri non l'abbiamo affrontato, l'altro ieri non l'abbiamo affrontato. Però se vuoi parliamo di Dumbia, è un tormentone. Dumbia non viene mai preso in considerazione. E questo a me dispiace. Per lui soprattutto, e poi anche per la Roma, ma comunque questa è una... Ami, però, visto che ne parliamo, io poi la domanda allora te la faccio. Vai, dimmi. Non può giocare, e Dumbia è un caso perché non può giocare. Gioca, e vabbè, ma Graziano fa giocare a quelle condizioni. Cioè, o se risolve il problema Dumbia, o diventa difficile pure parlarne, esatto. Perché in qualsiasi momento Dumbia lo tocchi, che poi io sono d'accordo con te quando dici se c'è uno incolpevole, è proprio quel poromo che secondo me se sta pure a cominciare a fare qualche domanda di no. Ma io, mandoso, capita. No, guarda, lui è capitato. E allora io siccome pensavo che lui pensasse questo, lo sa chi ha spiegato, Gervinho, chi o anche perché? Insomma, gli ha spiegato magari il produttore suo quando gli ha fatto il contratto, eccetera eccetera, cose di questo genere, ma insomma il mio non voleva essere un mettiamo Dumbia in campo, era semplicemente per dire che comunque la Roma ha preso un giocatore a gennaio che doveva fare le fanze alte qualità, non viene manco mai preso in considerazione, anche se sta bene visto che è andato in campo, non è in forma ovviamente per giocare una partita dall'inizio, ma era soltanto una constatazione. Però Mimmo, appena arrivato ci hanno provato a metterlo in campo e stava malissimo, e lì ha fatto un errore clamoroso, esatto, quindi in considerazione era stato preso. Sì, ma lì era sbagliato prendere in considerazione. Perfetto. Come sono passate
qualche giornata. E abbiamo ripreso in considerazione domenica. E poverino, non era lui che magari io ho sperato, siccome giocando con te avevo detto segna Dumbiato, ricordi, ho pure sperato a livello personale che potesse che mi potesse far vincere a, a scommessuccia, capito? Ma poi lo farà, vedrai. Per forza le cose lo farà. Io e sono sicuro anche te, io ci spero tanto, mi. No, ma anch'io, ma io, però avete preso male quello che io volevo dire comunque, ve lo dico, cioè io volevo semplicemente dire che comunque c'è la partita più delicata di questo momento, forse della stagione adesso, e quello che tu hai preso come rinforzo del gennaio per farti faccia a te qualità non gioca. Non è che non gioca. Allora io ti faccio la domanda. Da tutti i tifosi, da Stefano, come possibile titolare. Ci faccio la domanda. Quando è stato preso Dumbia sbagliando, perché hanno sbagliato pensando di aver fatto Luis Adriano. Oh, Luis Adriano non hai preso, hai sbagliato. C'è una piccola attenuante che credevi, ma hai sbagliato a credere. Quando è stato preso Dumbia? Si sapeva, noi tutti pensavamo che saremmo arrivati a questo momento della stagione così, continuando a pareggiare, a non vincere, perché è stato preso il 2 febbraio, l'1 febbraio, una cosa alla fine del gennaio. Esatto. Si sapeva in quel momento. È arrivato a metà febbraio, ma questo è un altro discorso. Cioè, poi non conta quello che penso io, te o Stefano Ubaldo, conta poi chi ha deciso di portare Dumbia in quelle condizioni a Roma. Ma lo ripeto, non voglio parlare di Dumbia, veramente. È soltanto una constatazione che mi sembra anche doverosa farla, diciamo, visto che siamo o sai che sei un po' Garcia, te? Ma no, che sei un po' paraculo. Non volevo parlare di Dumbia, che ho detto io, Dumbia? No. Stiamo parlando di formazione. Affari vostri. Abbiamo parlato di Cervinio, di Liais, dei Turbe, di De Rossi, di quelli che vi pare a voi. Non ci viene mai in mente di mettere dentro nei discorsi di Dumbia. E questo, lo ripeto, è una cosa che a me personalmente fa male e dispiace. Perché la Roma ha investito tanto, aveva preso un giocatore convinto che potesse dare una mano per fare una stagione esaltante, e questo non viene mai preso in considerazione né da noi da allenatore. Sono stato chiaro? Ma ci metto un punto? Vabbè, ma allora c'hai te, o sai che c'hai? Questo è Dumbia. No, ma questo te lo dico io, sei te che c'hai il cosetto, l'allerto, e te lo suoni da solo, amico, perché se non si spiega tutti i giorni alla stessa ora succede. Che devo fare un'altra domanda dopo, sì. Va bene. Mahmoud, che dai? Mi stai sempre a bacchettare, però, Mi stai sempre a bacchettare. Sì, ovviamente. Prego? Mi stai sempre a bacchettare, non è giusto. Ma no, mai, c'ho pure una certa età, mai. Dai. No, volevo fare una domanda a Stefano, Baldo e a te, Riccardo. Prendendo spunto da una cosa che ha detto ieri Garcia in conferenza stampa. Sì. Ma Roma è davvero la piazza più difficile al mondo? Io ho detto di no. Noi l'abbiamo trattato stamattina, Ubaldo dice di no, io dico di sì. Stefano, la piazza più difficile Roma, come ha detto Garcia? Io ho detto di sì, Ubaldo no. No, la più difficile del mondo no, però non posso dimenticare che Lidl e Capello dissero che uno scudetto vinto qua ne valeva 10 vinti altrove, quindi sia che qualche problema c'è, insomma. Poi sì, lui ha detto, se vogliamo essere letterari, ha detto forse la piazza più difficile del mondo. No, forse, dai. No. C'ha ragione, forse no. Forse non lo è, per me non lo è, io non sono convinto che sia la piazza più difficile in assoluto, ma forse è di quelle che ha conosciuto lui, però insomma lui fa testo poco perché tra le mani e l'Ill, insomma, penso, è chiaro che Roma è più difficile, se il paragone è quello. Una piazza se è facile o difficile a seconda di quello che tu fai poi con i risultati, tutto dipende da quello, insomma, perché puoi essere nel posto più bello al mondo ovviamente quando vinci le partite, quando riesci a ottenere grandi risultati, e fatalmente poi diventa il posto più complicato, lo stesso identico quando invece le cose non vanno bene. Parlare di piazza più difficile al mondo per quanto riguarda la Roma a me personalmente sembra un pochino esagerato, anche se poi lui ci ha messo il forse un pochino esagerato, perché conosco la gente di Roma, conosco i tifosi della Roma, so come funzionano le cose qui e so che il tifoso della Roma adora i propri giocatori, adora la propria squadra e talvolta lo fa anche in maniera esagerata e incondizionata, e quindi non so quanto questo possa essere etichettato come un fatto negativo. Però Mimmo, scusami, la tifoseria è una città che ti riempie di coccole, ti riempie d'amore. Però Mimmo, noi non parlavamo, io troppo. Sia Riccardo che io abbiamo escluso completamente i tifosi. Sì Mimmo, questo percorrettezza lo devo dire. Io trovo che la situazione che c'è, io lascio fuori te perché sai anche che rapporti ci legano. No, io veramente ho parlato di me. Io parlo dei colleghi e io ti dico che io la situazione che vedo a Roma nei confronti della Roma io non la vedo da nessun'altra parte. Poi la Roma
Mamma avrà le sue responsabilità, ci saranno, è chiaro che ho delle ragioni per tutto questo, però oggi ho fatto brutalmente il discorso. Quali sono i rapporti, al di là dei risultati, perché ci sono stati anche anni di risultati peggiori, della stampa e di tutto sport con la Juventus? È paragonabile la situazione che si respira a Torino con quella della... Adesso, per carità, gli anni dei due settimi posti, mi ricordo quello che scrivono anche i giornali di Torino della Juventus, però la Juventus, che gli ha cresciuti a pane e caviale, era, stava andando male, no? Adesso va molto meglio, c'è più facile, però in assoluto io ricordo che pure quando le cose andavano molto meglio di oggi, insomma, non è che qui per me l'ambiente è quello, ecco, non, allora, non, l'ambiente è lì, allora i giornalisti, i tifosi, che tifosi ma che bisogna fare un monumento. Però allora, se dobbiamo parlare di ambiente relativo soltanto al sistema mediatico di questa città, noi dovremmo innanzitutto parlare di un come posso dire, un impoverimento sotto questo aspetto, no? Che non se ne vogliono ammare quelli che no, è vero questo. Che sono un po' più giovani di me di te, Stefano, però e poi se ho detto anche male, questo io oggi, Mimmo, io ho detto anche questo oggi. No, ma ti spiego, è un discorso semplicissimo che non è il caso di fare oggi, perché oggi c'è la partita e ne parleremo un'altra volta, ma come posso dire, l'ampia disponibilità di posti per poter esercitare la professione di giornalista ha portato fatalmente ad un abbassamento della qualità. Non se ne abbia male veramente nessuno, non voglio fare nemmeno il professorino, quello che si sente sulla cattedra, che dà le lezioncine a tutti, però è così, cioè è un discorso molto semplice. Se 30-40 anni fa c'era la possibilità di accedere a una, due, tre fonti di informazione, è chiaro che la selezione per arrivare a quei due, tre, quattro posti era fortissima, no? Nel senso che poi una volta che tu arrivavi ad occupare questo o quel posto eri sicuramente uno che valeva, anche se poi un discorso legato ad altri fattori c'è sempre stato. Se oggi invece le possibilità di fare informazione non sono più 3 o 4 ma sono 3 o 400 e i giornalisti da 3 o 4 diventano 3 o 400, è chiaro che anche l'informazione ne risente. Però questo è un discorso, lo ripeto, che dovremmo affrontare un'altra volta, con più tempo e con più voglia magari di affrontarlo. Oggi, lo ripeto, c'è la partita, certo, di Roma-Fiorentina. In assoluto io dico che se forse Roma è la piazza più difficile al mondo per quanto riguarda il cortone dei tifosi, sicuramente no, sicuramente sono no. D'accordo. Se poi noi dobbiamo pensare che nella difficoltà della piazza dobbiamo mettere dentro anche discorsi legati a giornalisti, maneggioni, gente che non c'entra niente, che si spaccia per amico di questo, amico di quell'altro, il problema del e tutto l'insieme di cose che non riguarda soltanto la sfera mediatica, lo ripeto, ma insomma tutto un generone romano, tanto per capisse, no? Sì, sì, no, che può circolare intorno a ad una squadra di calcio, una squadra di calcio importante come la Roma, probabilmente Roma non è la piazza più facile, questo sì, però credo che avere la possibilità di lavorare a Roma sia comunque un grande arricchimento per un allenatore, soprattutto per un allenatore straniero che aveva lavorato bene o male soltanto vicino casa e che non era mai uscito dai confini nazionali. Quindi sotto questo aspetto faccio un pochino fatica a capire quale sia stato il suo parametro per dire che Roma è la piazza più difficile. Mimmo, la piazza più difficile al mondo. Mimmo, posso fare un giochino con te, ma lo premetto perché è un giochino che l'ho fatto ieri. L'ho fatto, lo facciamo ciachino e l'ho fatto ieri con Ubaldo. Io sono allenatore emergente tedesco Galopperen, no? Ma dai. Che non lo sai. Vengo contattato. Ti interrompo un attimo soltanto perché poi dopo, per certi versi, Twitter e Facebook, che insomma mi lasciano molto perplessi, però poi ti aiutano a capire tante cose. Ieri sera sul tardi c'è detto su Twitter, a parte la foto di Jürgen Klopp a proposito dei tedeschi, sì, che se ne stava tornando a casa bello e tranquillo dopo la partita, lo zaino in spalla, tranquillo come qualsiasi tifoso che finisce la partita se ne torna a casa da solo, senza particolari precauzioni, non lo so, non so come dirtelo, una cosa che secondo me è impensabile. Questa ti ha sorpreso perché Totti lo fa regolarmente, no? Totti se sono a piangelato a Piazza Venezia, a Piazza di Spagna, che ce l'ho, no? Una volta si è bloccato il traffico. Nel frattempo, Mimmo, allora, scusa Ricca che stavo a terra. No, dico, però nel frattempo Daniele Luciani, che è sempre molto attento, dice: cioè, sì, c'è una cosetta che una settimana fa o tre settimane fa allo stadio di Dortmund hanno trovato una bomba. No, aspetta, però te deve il ragazzo Luciani deve anche dirti le cose come stanno. Aia.
non è che hanno trovato una bomba perché c'erano gli ultra che hanno messo una bomba, ma quello era un residuo bellico della seconda guerra. Ah, chiedo scusa, no. Dortmund, allora troppo fu. Te l'ho raccontata io allora così, così mi era stata, l'ho interpretata io così. Ah, facciamo il ciochino, Mimmo. So c'è ciochino. No, ma Luciani mica versava i terroristi. Io so Galopeiren, il nuovo tedesco emergente, Kartoffel. E la Roma mi contatta. Io che faccio? Chiamo i colleghi. I miei colleghi. I colleghi, come dice gli allenatori. I colleghi, quelli altri allenatori. Chiamo i colleghi. Spalletti, Ranieri, Luis Enrique, Rudi Feller e Garcia. Gli dico: senti, a me mi ha contattato la Roma. Che mi dite voi? Che incontro? Io purtroppo sono un po' troppo pitone di dare una risposta, ma grazie di averti chiamata a Roma, se vuoi venire qui innanzitutto. E comunque venire a allenare a Roma deve essere motivo di vanto e non motivo di preoccupazione. Ami, ma lui ieri ha detto: io ho imparato ad innamorarmi di questa città. Lui è un po' pitone. Oh. Se è un po' paragone. Sei innamorato. Si è preso pure una fidanzata romana. No? Per questo noi lo apprezziamo. E lo adoriamo, siamo del comando ultra. Esatto, però. Che cosa vuoi che gli dicano? Spalletti, che cosa gli può raccontare di Roma? Spalletti, io e Stefano l'abbiamo conosciuto forse un pochino meglio di te. Ah, io non ho conosciuto proprio, perciò è sicuro. È una persona amabile, straordinaria, simpatica, alla mano, quando stava a Udine. Sì. Come è venuto a Roma, poi non so quello che è successo. All'inizio, ma i primi giorni, perché già ma domandiamoci perché, però. Da Castelrotto c'era anche sì. Perché, ricca? Domandiamocelo, che cosa è successo? Io non lo so, io vedo Zebinà che va via da Roma e dice a Torino ho trovato il sole. Vucinic ha ritrovato il sorriso. No, disse Torino è una città solare. Ah, chiedo scusa, chiedo scusa. Nel senso che fanno il sole spesso. Bisogna anche ricordare bene le parole. Però io credo che qualcuno che parla di Roma, prima di parlare di Roma, dovrebbe farsi un bel esame di coscienza e darsi una sciacquatina a bocca con l'acido muriatico. Sempre Spalletti, lo ripeto, è una persona amabile, simpatica, eccetera eccetera. Improvvisamente, non credo per colpa di Roma, era diventato il più presuntuoso e il più permaloso degli uomini al mondo. Ranieri dappertutto, te lo ricordi Stefano? Insomma, l'abbiamo vissuto abbastanza da vicino a questa cosa. Ammazza. Ed era diventato lui, per lui era diventato impossibile vivere a Roma, perché lui era diventato uno che non poteva più vivere a Roma. Non era che era Roma che era diventata invivibile. Poi che di che vogliamo parlare? Di Luis Enrique? Luis Enrique ha scelto lui di andarsene dalla Roma, perché poi la storia va raccontata per quella che è. Ma se domandiamo perché? Ma questo è un problema suo. Ho capito. È colpa dei giornalisti pure Luis Enrique? No, spieghiamo te. È come ha detto dell'altro giorno, è buono tutto, mia. Alla fine, quando le cose non vanno bene, è buono tutto. E allora io ho, senti, t'ho trovato un fatte conto, Mimmo. No. Alla tedesca? No. Conto? Quello è Kartoffel. Okay. Questo è tutto attaccato, fatte conto. Ma Ubaldo che è andato via? Ma quando è mai venuto? No, oggi ci ha fatto un numero. Abbiamo dovuto lasciare solo perché non si reggeva. È un po' come a Roma, gioca in tempo solo. Ubaldo Ziantoni era oggi. L'abbiamo lasciato solo a un certo punto. E gioca in tempo solo. Va bene, ci sentiamo domani. Sempre se Dio vuole. Ciao Mimmo, grazie. Ciao Mimmo, un abbraccio. Ciao Mimmo. Ciao.